La storia di Toto, meticcio, abbandonato e vittima di un pirata della strada, fuggito dopo averla investito, non è purtroppo un caso che fa scalpore. Sono migliaia gli amici a quattro zampe, feriti e abbandonati. Questo caso però è degno di attenzione per cercare di spiegare le mille difficoltà incontrate da chi ha l'amore e la determinazione di non restare indifferente. Toto è stato investito nella zona di Pescara Colli, è stato soccorso dalle guardie zoofile dell'OIPA che erano in servizio in quel momento e dalla ASL che l'ha ricoverato per qualche giorno al canile sanitario. Poi siamo intervenuti per verificare che non ci fossero che fosse possibile fare qualcosa per lui a livello di operazioni eccetera, quindi gli abbiamo fatto fare degli accertamenti presso la clinica e in realtà è venuto fuori che non c'era niente da fare. Però insomma, come si può vedere dalle immagini e dal fatto che non sta fermo un attimo, lui è molto vivace e quindi anche se ha perso l'uso degli arti posteriori, lui non se n'è accorto. Cosa importante da dire è che questo carrellino è stato realizzato per così dire a mano per cercare di dargli una deambulazione più fluida. Chi vi ha aiutato? Questo ci è stato proprio donato dai medici della clinica d'Annunziana. Ce l'hanno realizzato loro in modo che appunto lui si potesse muovere autonomamente, si muove anche troppo autonomamente, nel senso che è proprio un diavoletto, è molto vivace, è molto allegro, è un cane che nonostante quello che ha passato non ha perso, anzi, forse ha più voglia di vivere di prima. I volontari della Lega del Cane di Pescara oggi hanno garantito a Toto una soluzione alla sua infermità fisica, perché lui, piccolo e coraggioso amico, non sembra volersi rassegnare alla vita da disabile, dimostrando a tutti i bipedi che i limiti spesso sono quelli che ci costruiamo con le nostre mani ed ora aspetta una famiglia desiderosa di regalargli affetto e fedeltà. You are